Quindi io sono molto felice di essere qui e ho preparato delle lezioni fatte in modo spero pedagogico e spero che siano comprensibili. Se avete qualsiasi domanda potete interrompermi in qualsiasi momento e io vi posso spiegare di più quello di cui vi sto parlando. In queste lezioni ho assunto un metodo, un filologico storico, soprattutto all'inizio, quindi partirò un po' dalla scoperta della radioattività e come è venuta fuori la scoperta del neutrino e poi dopo, piano piano, vi introdurrò alle proprietà dei neutrini, seguendo appunto un approccio storico che appunto vedremo. Quindi se partiamo quella che possiamo chiamare la preistoria del neutrino, possiamo farla iniziare con la scoperta della radioattività, quindi nel 1896 Becquerel scopre per la prima volta la radioattività, che era un fenomeno che non era previsto dalla fisica classica, e quello scopre che l'uranio emette dei raggi che chiama raggi uranici e per questo ha ricevuto il premio Nobel nel 1903. Un anno dopo, una tappa importante è anche la scoperta dell'elettrone, quindi questa qui è importante capire quando sono state scoperte le varie particelle elementari di cui il neutrino fa parte, quindi la prima particella elementare che è stata scoperta è l'elettrone, che è stata scoperta da Thomson nel 1897, studiando i raggi catodici. Quindi questi sono i raggi che si vedevano nei tubi quando c'erano delle scariche elettriche tra un anodo e un catodo, tra un catodo e un anodo. E non si sapeva di che cosa erano fatti e lui scoprì che questi avevano un carattere particellare e li chiamò elettroni, quindi queste sono le prime particelle elementari che sono state scoperte. Nel 1898 Marie Curie, lavorando su altri elementi, scoprì che anche non solo l'uranio è radioattivo ma anche il torio e propone questo nome radioattività. E in seguito Pierre e Marie Curie scoprono altri due nuovi elementi che sono il radio e il polonio, che sono molto più radioattivi dell'uranio. Pierre e Marie Curie hanno ricevuto il premio Nobel nel 1903 per la fisica e Marie Curie nel 1911 un altro premio Nobel per la chimica. Un'altra tappa importante è la scoperta nel 1898 da parte di Rutherford che ci sono due tipi di radiazione. Quindi gli elementi radioattivi possono emettere radiazione alfa che carica positivamente e radiazione beta che carica negativamente. Questi sono nomi che lui assegna a questo tipo di radiazione. E nel 1900 Villard scopre un terzo tipo di radiazione che lui chiama, quindi seguendo l'alfabeto greco, gamma. Questi tre tipi di radiazione, scusate, sono andato. Questi tre tipi di radiazione sono diversi perché, come abbiamo detto prima, le particelle alfa sono cariche negativamente, le particelle beta sono cariche negativamente e le particelle gamma invece sono neutre. E questo era possibile distinguere la diversa carica mettendo una sorgente radioattiva in un campo magnetico. Quindi in questa figura queste X indicano un campo magnetico che entra dentro lo schermo e quindi se uno applica la legge della mano destra, la forza che si esercita su una particella positiva che si muove verso l'alto, il campo magnetico entra dentro e verso sinistra. Quindi una particella carica alfa che carica positivamente curva a sinistra, quella che carica negativamente beta curva a destra e i raggi gamma che sono neutri non risentono del campo magnetico e quindi vanno dritti.
è possibile anche farlo con un campo elettrico, quindi con un campo elettrico se si mettono due placche cariche negativamente e positivamente, le particelle alfa sono attratte dalla placca negativa e le particelle beta da quelle positive e i gamma invece vanno diritti. Queste tre tipi di radiazioni hanno anche potere di penetrazione diversa. E come vedremo tra poco, le particelle alfa sono composte da nuclei di elio, quindi due protoni e due neutroni, quindi sono particelle grosse e interagiscono fortemente e quindi vengono fermate da strati sottili di materia, ad esempio un foglio di carta. Le particelle beta invece sono elettroni, sono più piccoli e interagiscono più debolmente. E quindi passano la carta, però sono fermati tipo da una lastra di alluminio. Le particelle gamma invece sono quelle più penetranti, sono fotoni, sono una forma di energia elettromagnetica, quindi come l'energia luminosa, solamente con un'energia molto più alta. E questi qui possono penetrare la carta, l'alluminio e anche strati di piombo se non è sufficientemente spesso. Quindi per schermare i raggi gamma ci vogliono strati di piombo molto spessi. Quindi queste tre radiazioni hanno caratteristiche molto diverse che le distinguono. La scoperta di queste radiazioni portò i fisici a studiare come avvengono come fanno gli atomi a emettere queste radiazioni e fino ad allora si pensava che gli atomi fossero immutabili. E invece nel 1902 Rutherford e Soddy spiegano le radiazioni formulando la teoria delle trasformazioni atomiche, secondo la quale gli elementi radioattivi sono atomi instabili che decadono emettendo radiazione. Quindi si ha una trasformazione degli atomi in altri degli elementi in elementi diversi emettendo la radiazione. E quindi gli elementi non sono immutabili. E nel 1911 Rutherford formula il primo modello nucleare dell'atomo e questo è susseguente a un esperimento molto importante che è illustrato qui. Quindi nel primo modello atomico che loro hanno formulato, pensavano che l'atomo fosse costituito da una componente diffusa positiva nella quale ci sono tanti elettroni, quindi si sapeva che comunque l'elettrone doveva essere nell'atomo, però non si sapeva di cosa fosse fatta la parte positiva, perché l'atomo deve essere complessivamente neutro. E quindi inizialmente supponevano appunto che la parte positiva fosse semplicemente una cosa diffusa. E in quel caso, facendo un esperimento di questo tipo, quindi il loro esperimento consistette nell'avere una sorgente radioattiva che emetteva particelle alfa e sparato queste particelle alfa su una lamina d'oro sottile e se l'atomo fosse fatto in questa maniera, quando le particelle alfa passano attraverso un atomo, per la maggior parte delle volte non incontrano nessuna resistenza e le loro traiettorie vengono deflesse dalle cariche degli elettroni. Qualche volta possono colpire un elettrone, ma siccome la particella alfa è molto più pesante di un elettrone, molto più massiva, quello che succede è che nello stato finale l'elettrone viene sparato in avanti. Quindi non è possibile che se una particella più pesante colpisce una particella più leggera, questa particella più pesante venga riflessa all'indietro. Quindi se colpisce una particella più leggera, tutto viene sparato in avanti.
Quello che invece loro hanno trovato con questo esperimento, mettendo un rivelatore tutto attorno, è che qualche volta le particelle alfa venivano anche emesse all'indietro, quindi rimbalzavano all'indietro. E questo, per spiegare questa cosa, era necessario che all'interno dell'atomo ci fosse una parte che è più pesante della particella alfa. E quindi la spiegazione più semplice è che ci sia un nucleo, che la carica positiva sia tutta condensata in un nucleo pesante e quindi quando la particella alfa colpisce direttamente il nucleo può rimbalzare all'indietro. Quindi questo qui dà luogo al primo modello nucleare. E anche alla scoperta del protone, perché si sapeva che esiste un atomo più leggero di tutti, che è quello dell'idrogeno, e quindi chiamarono protone il nucleo dell'idrogeno. Molti anni dopo, nel 1932, Chadwick scopre anche il neutrone e quindi questo. Con questa scoperta si scopre un elemento mancante per costituire i nuclei, perché comunque si era trovato che i nuclei sono, quindi si poteva misurare la carica dei nuclei e si poteva misurare anche la loro massa e si era trovato che la massa è superiore alla somma del prodotto della carica per la massa dei protoni. E quindi mancava qualcosa. E questo qualcosa sono i neutroni. Quindi i nuclei sono composti da, come li sappiamo ora, sono composti da protoni e da neutroni. Quindi ho rappresentato il modello attuale dell'atomo, nella quale appunto il nucleo è composto da protoni e neutroni, questo è un litio, e nella notazione nucleare si indica sempre l'elemento e l'elemento è caratterizzato dal numero atomico che è zeta, che è il numero che sta in basso qui a sinistra e che indica il numero di protoni. Quindi nel caso del litio sono tre protoni che sono questi tre rossi qui. E il numero di massa invece è il numero totale di protoni più neutroni. Quindi il litio 7 ha 3 protoni e 4 neutroni e il totale è 7. In questa notazione si indica esplicitamente il numero atomico, però spesso il più delle volte il numero atomico può essere messo perché a ogni elemento è associato univocamente un numero atomico. Io per la maggior parte di queste slides ho tenuto anche questa indicazione del numero atomico perché è comoda anche perché uno non si ricorda sempre il numero atomico associato ai vari elementi. E comunque è facile trovarlo perché basta andare a guardarlo sulla tavola periodica degli elementi. Quindi un nucleo radioattivo può decadere emettendo alfa, che è un nucleo di elio, come abbiamo detto, quindi sono due protoni più due neutroni, che viene può essere indicato è un elio 4, o un elettrone o un fotone di alta energia. E qui abbiamo anche delle rappresentazioni grafiche di questi tre tipi di decadimenti che, come potete vedere, hanno caratteristiche molto diverse perché un decadimento alfa succede quando un nucleo pesante, quindi con tanti protoni e tanti neutroni, è instabile e può diminuire l'energia totale emettendo una particella alfa, quindi un nucleo di elio 4, quindi praticamente si ha una scissione del nucleo e quindi ad esempio l'uranio 238 si trasforma in torio 234 e quindi il peso atomico diminuisce di 4 unità e il numero atomico diminuisce di 2 unità. E emettendo appunto l'elio 4.
E quindi questa è come una scissione del nucleo. Nel caso invece del decadimento beta, il decadimento è molto diverso perché quello che si ha è che un neutrone viene convertito in un protone e viene messo un elettrone. Quindi questo protone che questo neutrone che è grigio diventa un protone che è rosso e viene messo un elettrone. Quindi quello che succede è che il numero atomico totale resta invariato, ma cambia, il peso atomico totale, scusate, resta invariato, ma il numero atomico varia perché un neutrone si è trasformato in un protone. E poi c'è l'emissione di un elettrone che è una particella carica, di un elettrone che è una particella carica. Quindi, e invece il decadimento gamma è ancora diverso. Questo succede tipicamente quando i nuclei sono in stati eccitati. Questo è rappresentato in questa figura come una vibrazione. Questo nucleo in uno stato eccitato può decadere nello stato fondamentale o in uno stato con energia minore emettendo un fotone. E quindi in questo caso il nucleo resta invariato, sia solo l'emissione del fotone. Quindi vedete che questi tre tipi di radiazione sono molto diversi. Ora ci focalizziamo sul decadimento beta, che è quello che genera i neutrini. Nel 1914 James Chadwick scopre che nel decadimento beta lo spettro di energia degli elettroni, che a quel tempo venivano chiamati raggi beta, che vengono emessi è continuo. Questo cosa vuol dire? Che quindi avendo una sorgente radioattiva misurano tanti decadimenti e poi possono misurare l'energia per ciascun decadimento e poi contare quanti decadimenti avvengono per ogni valore dell'energia e fare un grafico di questo tipo, nel quale si raffigura il numero di decadimenti che avvengono in funzione dell'energia dell'elettrone emesso. E come vedete, l'elettrone può avere uno spettro di energia che va qui da 0 a 10,5 in questa scala di energia. Quindi è uno spettro, quello che si chiama uno spettro continuo. In questo caso, questa è la figura per questo decadimento di questo elemento che veniva chiamato radio E, che poi ora noi con la notazione moderna chiamiamo bismuto, quindi era un decadimento bismuto in polonio più l'emissione di un elettrone. E qui anche introduco la scala di energia che uso, quindi nella fisica delle particelle si usa misurare l'energia in electron volt e questa è l'energia che un elettrone acquista con una differenza di potenziale di un volt. E questa è una scala di energia conveniente nella fisica delle particelle perché le energie sono molto più piccole di quelle che si hanno per i corpi macroscopici. E se si vuole trasformare un elettronvolt in joule, un elettronvolt è 1,6 per 10 alla meno 19 joule, quindi a livello macroscopico è una scala di energia molto piccola, ma fare i conti con i joule per le particelle elementari non sarebbe comodo, quindi è più comodo usare la scala degli elettronvolt. E quindi in questa scala qui l'energia è misurata in 10 alla 5 electron volts. Quindi questi sono 10 per 10 alla 5 electron volts che sono un mega electron volt. Quindi 10 alla 6 electron volt è un mega electron volt. E questa è una terminologia che userò per tutte le slide. Quindi perché il fatto che il decadimento che lo spettro è continuo nei decadimenti beta suscitava un problema perché se si può dimostrare che se lo stato finale di questo decadimento è a due corpi, poi
per effetto della conservazione dell'energia e dell'impulso, l'energia dell'elettrone dovrebbe assumere solo un valore determinato. Quindi non è, se vengono emessi due corpi e l'energia e l'impulso vengono conservate, non è possibile avere uno spettro di energia, ma il valore deve essere unico. E siccome queste sono lezioni pedagogiche, vi spiego anche perché. Quindi facciamo il calcolo per vedere che se questo è veramente vero. Quindi consideriamo questo decadimento, il bismuto 210 in polonio 210 più l'emissione di un elettrone. Quindi questo è lo stato finale e consideriamo il bismuto a riposo. E questo qui deve emettere un elettrone e un nucleo di polonio e siccome si deve avere la conservazione dell'impulso, queste due particelle devono essere messe in direzioni opposte con lo stesso impulso, perché l'impulso totale deve essere conservato, non ci sono altre possibilità. Quindi l'impulso del polonio deve essere uguale a meno l'impulso dell'elettrone. E quindi ora per semplicità togliamo l'indice all'impulso dell'elettrone, lo chiamiamo P, l'impulso del polonio deve essere uguale a meno P. E queste sono quantità vettoriali, no? Che hanno una direzione. E quindi questa è la conservazione dell'impulso. Se si impone anche la conservazione dell'energia, l'energia del polonio più l'energia dell'elettrone, che è l'energia finale, deve essere uguale a quella iniziale, che è l'energia del bismuto. Ora, nella fisica classica, questo decadimento non può avvenire perché, nella fisica classica, la massa e, l'energia sono due concetti separati. Quindi, possiamo fare un calcolo di fisica classica se estendiamo un attimo la fisica classica aggiungendo un'energia di massa. Quindi se facciamo questo, per l'energia possiamo scrivere che l'energia, di ciascuna particella è una energia di massa indefinita più una, energia cinetica, che è quella data dalla fisica classica, che è un mezzo mv quadro, e V è collegata all'impulso. E quindi è l'energia della particella è l'energia di massa più p quadro diviso 2m. E questo è per ciascuna particella. Quindi se ora riscriviamo questa equazione utilizzando questa formula, abbiamo che prima l'energia del polonio è l'energia di massa del polonio più l'energia cinetica del polonio, più l'energia di massa dell'elettrone più l'energia cinetica dell'elettrone. Tutto questo deve essere uguale all'energia di massa del bismuto che è quella iniziale. Questa è un'equazione con una sola incognita che è P quadro, quindi si può risolvere e si trova che l'impulso ha un valore definito che è determinato da questa formula dove qui si hanno queste energie di massa che qui non sono ben determinate, ma comunque hanno un certo valore, e poi ci sono le masse del polonio e dell'elettrone. E a questo punto si può calcolare l'energia dell'elettrone utilizzando sempre questa formula e utilizzando qui questo P quadro qua e si trova che l'energia dell'elettrone ha un valore determinato, quindi l'elettrone deve avere un valore determinato nel decadimento, se il decadimento è a due corpi. Ora questo calcolo ve l'ho fatto perché forse conoscete meglio la fisica classica, ma questo calcolo vale anche nel caso relativistico e in realtà il calcolo corretto è quello relativistico perché scusate, qui ogni tanto vado oh, sbaglio in realtà il calcolo corretto deve essere relativistico perché la fisica classica vale quando l'energia cinetica è molto minore della massa della particella, ma come vedete qui l'elettrone viene emesso con un'energia cinetica che arriva fino a un mega electron volt e la massa dell'elettrone è di mezzo mega electron volt. E
E quindi l'elettrone viene emesso con una energia cinetica che può essere dell'ordine o superiore della sua massa, e quindi è quello che si dice un elettrone relativistico, si propaga quasi alla velocità della luce, e quindi bisogna applicare la fisica moderna relativistica. E quindi vi ho fatto anche il calcolo nel caso della fisica moderna, anche perché è utile avere questa relazione, che è quella che lega l'energia all'impulso nella formula relativistica, perché questa servirà anche nella fisica dei neutrini. Perché i neutrini sono particelle molto leggere che viaggiano quasi alla velocità della luce, e quindi tutti i calcoli che si fanno con la fisica dei neutrini hanno bisogno di questa relazione. Quindi nella fisica moderna la relazione E quadro è uguale M quadro C alla quarta più P quadro C quadro, che poi si riduce nel caso in cui la particella è ferma a E uguale MC quadro, che è la famosa formula di Einstein. Quindi se applichiamo invece questa relazione alla conservazione dell'energia, abbiamo questa relazione qui, dove qui è l'energia del polonio, qui è l'energia dell'elettrone e questa è l'energia a riposo, quindi mc quadro del bismuto. Qui si può risolvere sempre per p quadro e trovare questa relazione abbastanza complicata, che comunque indica che p quadro ha un valore ben determinato, che dipende dalla massa del bismuto, del polonio e dell'elettrone. E quindi si calcola anche l'energia dell'elettrone, che ora qui è una formula abbastanza più semplice di questa, e si vede che appunto deve avere un valore determinato. Quindi un decadimento a due corpi deve produrre un elettrone con un'energia determinata. E quindi qui ho di nuovo rappresentato quello che viene osservato in funzione ora dell'energia totale, quindi questa è l'energia totale dell'elettrone, che comprende sia l'energia di massa che la sua energia cinetica. Quindi l'energia minima è uguale alla massa, quindi che è mezzo MeV, mega electron volt, e lo spettro si estende fino a circa 1,6 MeV. Il valore atteso è proprio questo valore qui, quindi il valore atteso nel caso del decadimento a due corpi, che è questo qui, è esattamente il valore, questo valore qui. Quello che viene osservato è qui, è lo spettro continuo. Quindi questo è stato un dilemma per tanti anni, e non so se c'erano anche altre ipotesi, ma un'ipotesi interessante era quella di Niels Bohr, che ipotizzò che nei decadimenti beta l'energia non è conservata. Questa è una ipotesi molto rivoluzionaria, ma anche sbagliata, e infatti non penso che molti credessero a questa possibile spiegazione. E quindi questo problema rimase insoluto fino al 1930, quando Pauli propose l'esistenza del neutrino. E questa proposta risolve il problema dello spettro continuo. È curioso che non è stata presentata in una pubblicazione scientifica, ma è stata presentata da Pauli in una lettera che ha mandato a un congresso di fisica a cui lui non è potuto andare, e la lettera è scritta anche in maniera abbastanza curiosa e inizia con cari signori e signore radioattivi, e dice: a causa dello spettro continuo del decadimento beta ho pensato a un disperato rimedio per salvare il principio di conservazione dell'energia. Si tratta della possibilità che esista una particella elettricamente neutra, che vorrei chiamare neutrone, perché il neutrone ancora non era stato scoperto, quindi lui ha proposto questo nome, e in questo modo possiamo spiegare lo spettro continuo, assumendo che nel decadimento beta è emesso un neutrone insieme all'elettrone. E questo è un rimedio disperato, perché a quel tempo
si conosceva solamente l'esistenza appunto dell'elettrone e del protone, quindi ipotizzare una nuova particella elementare era una cosa inaudita. Infatti lui dice: per il commento comunque non oso pubblicare niente su questa idea. Però questa idea è stata accolta nel congresso favorevolmente e infatti pochi giorni dopo Pauli ricevette una lettera da Hans Geiger, che è un altro famoso fisico, quello che ha inventato il famoso contatore Geiger, che gli dava una risposta positiva e incoraggiante. E quindi perché immediatamente comunque hanno capito che è meglio ipotizzare l'esistenza di una nuova particella che avere la soluzione di Bohr, cioè della non conservazione dell'energia. È una cosa molto più plausibile. L'anno dopo Pauli andò a Roma dove incontrò Enrico Fermi che fu subito interessato a questa nuova idea. E quindi secondo l'ipotesi di Pauli nel decadimento beta nel decadimento beta vengono emessi tre particelle e ad esempio nel decadimento beta del disgunto 210 questo decade in un polonio 210 emettendo un elettrone più un neutrino. Ora qui ho subito adottato la notazione moderna che indica qui un antineutrino elettronico. A quel tempo non si faceva questa distinzione, ma per non confondervi le idee ho preferito adottare subito la notazione moderna che poi userò consistentemente in seguito. Quindi quello che viene emesso, quindi l'oggetto che viene emesso nel decadimento beta, viene chiamato antineutrino elettronico quindi questo non è un neutrino, ma è un antineutrino e probabilmente sapete già che nella teoria quantistica relativistica a una particella corrisponde un'antiparticella se queste due non coincidono. Quindi come vedremo in seguito è anche possibile che le due coincidono, però per la maggior parte delle particelle e antiparticella sono entità diverse. E quindi se esistono i neutrini, esistono anche gli antineutrini e quello che viene chiamato particella e antiparticella è solo una scelta di nome. Quindi noi chiamiamo l'elettrone particella e il positrone antiparticella dell'elettrone solo perché il nostro mondo è fatto di elettroni, ma se il nostro mondo fosse fatto di positroni faremmo il contrario. Quindi per i neutrini, siccome non esistono, la materia non è fatta di neutrini, possiamo scegliere la notazione più conveniente e la notazione più conveniente è di chiamare, appunto l'oggetto messo, nel decadimento beta antineutrino elettronico. E quindi, vediamo ora che, in questo caso, si può avere uno spettro continuo e questo è abbastanza facile da dimostrare. Perché in questo caso quando il bismuto decade vengono emesse un elettrone qui mi sono dimenticato di mettere la barra, quindi un antineutrino elettronico quindi la conservazione dell'energia implica che la somma degli impulsi dell'elettrone e del neutrino sia opposta a quella del polonio. Quindi se scriviamo ora la conservazione dell'energia utilizzando la formula relativistica, abbiamo questa relazione qui, nella quale ora non abbiamo solamente un'incognita come avevamo prima, ma ne abbiamo tre. Ne abbiamo tre perché abbiamo come incognita il quadrato dell'impulso dell'elettrone, il quadrato dell'impulso del neutrino e anche l'angolo tra la direzione dell'elettrone e quella del neutrino. E quindi questa è una relazione indeterminata e siccome una soluzione indeterminata vuol dire che non esiste un unico valore dell'energia delle particelle emesse. E quindi si può osservare lo spettro continuo, cioè si può spiegare lo spettro continuo che è osservato e si può anche spiegare il valore minimo e massimo
che vengono osservati, perché il valore minimo è ovviamente il caso in cui l'elettrone è emesso con impulso nullo e quindi la sua energia è uguale alla massa, e il valore massimo è quando il neutrino viene emesso con impulso nullo, e allora tutta l'energia cinetica va a finire nell'elettrone, e quindi in quel caso l'elettrone ha energia massima che è data da questo valore qui. Quindi quel problema è risolto, e possiamo andare avanti con la storia. Ora, ricordando di nuovo che nel 1932 il neutrone è stato scoperto da Chadwick, e quindi a quel punto il nome proposto da Pauli per il neutrino, che era neutrone, non andava più bene. E Enrico Fermi nel 1933 propose il nome neutrino, che appunto indica una particella neutra ma più leggera del neutrone. E Fermi è uno dei fisici più famosi e più importanti, perché tra le tante cose che ha fatto, è anche nel 1933-1934 ha formulato la teoria delle interazioni deboli. Quindi questa teoria delle interazioni deboli ha preso spunto dai suoi studi del neutrino, delle interazioni deboli del neutrino, e ha applicato la teoria quantistica relativistica, che può spiegare la creazione di particelle nelle interazioni. E il suo lavoro, il primo lavoro, è del 1933, si intitola Tentativo di una teoria dell'emissione dei raggi beta. E in questo lavoro, come vedete qui, è la teoria di emissione dei raggi beta delle sostanze radioattive, fondata sull'ipotesi che gli elettroni emessi dai nuclei non esistono prima della disintegrazione, ma vengono formati insieme ad un neutrino. Perché fino ad allora si pensava che le particelle che vengono emesse nel decadimento erano contenute prima nel nucleo originario. Quindi non c'era una teoria che poteva spiegare la creazione di particelle. Invece, con la formulazione della teoria quantistica relativistica, c'è una teoria consistente che spiega come particelle che non sono contenute nel nucleo possono essere create nel momento del decadimento. Quindi l'elettrone e il neutrino vengono creati nel momento del decadimento. E quindi la teoria di Fermi descrive le interazioni dei neutrini nei decadimenti nucleari, e implica anche la possibilità di rivelare i neutrini, come vedremo tra un attimo. Quindi il decadimento nucleare fondamentale, spiegato dalla teoria di Fermi, è il decadimento di un neutrone in un protone con emissione di un elettrone e di un antineutrino elettronico. E questo è rappresentato da questo diagramma qui, nel quale il tempo va da sinistra a destra. Quindi questo è lo stato iniziale e questo qui è lo stato finale. Il decadimento beta nucleare è un decadimento nel quale un protone contenuto in un nucleo, ad esempio in questo caso carbonio 14, un neutrone si trasforma in un protone emettendo l'elettrone e l'antineutrino. Quindi il carbonio 14 è un elemento instabile, come sapete bene, perché viene utilizzato per misurare. Per datare i manufatti, è instabile perché ha un eccesso di neutroni. Quindi lui preferisce andare in uno stato più stabile, trasformando un neutrone in un protone, e questo avviene attraverso un decadimento beta, e si trasforma in azoto 14, che ha un numero uguale di protoni e neutroni, e quindi è uno stato stabile. L'esistenza di questa interazione implica anche che esistono anche tutte le interazioni che vengono ottenute attraverso queste due trasformazioni. Quindi questa è una caratteristica fondamentale della teoria, quindi che voi dovete prendere come un assunto. Quindi
tutte le interazioni, ad esempio, che si ottengono invertendo lo stato iniziale e quello finale, vabbè, questo è abbastanza ovvio che se una reazione avviene in una direzione può avvenire anche nella reazione, invertendo lo stato iniziale e finale. Simmetria più sottile invece è quella che viene chiamata la simmetria di crossing, quindi quella che si ottiene scambiando una particella iniziale con la corrispondente antiparticella finale. Quindi si può spostare una particella iniziale in un'antiparticella finale oppure viceversa, una particella finale in un'antiparticella iniziale. E la teoria ci dice che anche questa interazione è possibile. Quindi è possibile avere questi processi di rivelazione di neutrini, nel quale un neutrino elettronico interagisce con un neutrone, emettendo un elettrone e il neutrone si trasforma in un protone. E questa la possiamo ricavare da quella lì, appunto applicando quelle due regole di trasformazione, perché quindi se partiamo con un neutrone e un protone, e questa è l'interazione, quindi lì abbiamo un elettrone nello stato finale e un antineutrino, quindi possiamo trasformare, quindi spostare il neutrino applicando la simmetria di Clausius, quindi il neutrino è elettronico finale. Diventa un neutrino praticamente quello che c'è scritto lì, scusate, non, quindi praticamente quello che c'è qui. Quindi praticamente abbiamo semplicemente applicato la simmetria di Crossing, quindi l'antineutrino elettronico finale diventa un neutrino elettronico iniziale. Quello che invece richiede due passaggi è la rivelazione degli antineutrini, quindi avere un antineutrino elettronico iniziale e qui un protone che si trasforma in neutrone più un positrone. E questo appunto lo facciamo partendo da quella relazione sopra, spostando l'elettrone nello stato iniziale, quindi diventa un positrone e l'antineutrino elettronico resta nello stato finale e poi invertiamo lo stato iniziale con quello finale e quindi questi due diventano lo stato iniziale come mostrato qui e questi due diventano lo stato finale come dimostrato qui. Quindi queste due relazioni, quindi questi due diagrammi mostrano che è possibile quindi non solo emettere i neutrini nei decadimenti beta, ma anche rivelare sia i neutrini che gli antineutrini attraverso le loro interazioni con i neutroni e con i protoni. Però fin dall'inizio fu chiaro che la rivelazione dei neutrini è molto difficile perché le interazioni sono molto deboli. E immediatamente dopo la formulazione della teoria di Fermi, Bethe e Pierls hanno calcolato l'interazione dei neutrini con la materia e hanno raggiunto delle conclusioni estremamente scoraggianti, perché hanno calcolato che per un'energia di qualche MeV, quindi questa è l'energia tipica dei neutrini che vengono emessi nei decadimenti nucleari, un neutrino ha un potere di penetrazione della materia di 10 alla 16 km. Quindi vuol dire che in media, perché un neutrino interagisca con la materia, ci deve percorrere circa 10 alla 16 km. E 10 alla 16 km è una distanza enorme perché sono 10 alla 3 anni luce, quindi 10 volte il diametro della Via Lattica. Quindi sembra praticamente impossibile rivelare un neutrino
E infatti loro dicono che sembra impossibile osservare un processo di questo tipo e possiamo concludere che praticamente non c'è nessun modo possibile per rivelare i neutrini. Questo però assume il fatto che uno voglia rivelare abbia una sorgente che emette uno o pochi neutrini. E quindi per molti anni nessuno pensò alla rivelazione di neutrini che restarono nel limbo delle ipotesi fisiche. Quindi erano una spiegazione molto convincente e ragionevole dello spettro continuo dei decadimenti nucleari, però nessuno aveva mai visto se questi neutrini esistono realmente o no. Però appunto quel ragionamento di Bethe e Pirce si basa sul fatto di avere una sorgente che emette pochi neutrini e quindi in quel caso appunto uno avrebbe bisogno di un rivelatore che è lungo 10 alla 3 anni luce. Ma se i neutrini hanno una penetrazione di appunto 10 alla 16 km, che è 10 alla 19 metri, però se abbiamo una sorgente di neutrini che emette 10 alla 19 neutrini, allora vuol dire che la probabilità di interazione in ogni metro di materia è di circa la probabilità di interazione in ogni metro di materia è circa 10 alla meno 19, quindi se abbiamo una sorgente di circa 10 alla 19 dei neutrini abbiamo la probabilità di rivelare un neutrino ogni metro. Quindi se uno ha una sorgente con 10 alla 19 neutrini e un rivelatore con lungo circa un metro può rivelare un neutrino. E il problema è che negli anni 30 non si conosceva nessuna sorgente che fosse così intensa e poi anche che non si era in grado di costruire rivelatori così grandi come un metro. Questo cambiò negli anni 40 quando venne scoperto l'utilizzo dell'energia atomica con i reattori nucleari e le bombe atomiche e vedremo tra poco che un reattore nucleare appunto emette una sorgente emette un numero di neutrini che è addirittura più grande e circa 2 per 10 alla 20 al secondo. E quindi le cose cambiarono. Negli anni 40 i fisici erano troppo occupati a costruire bombe, quindi durante la guerra erano tutti impiegati nel progetto Manhattan e hanno ripreso a studiare i problemi fondamentali dopo la guerra e in particolare Friedrich Rains era un fisico che aveva lavorato al progetto Manhattan e anche allo sviluppo successivo delle bombe atomiche americane e quindi sapeva che le bombe atomiche emettono un flusso molto grande di neutrini e anche studiò e si mise in testa la possibilità di studiare la possibilità di rivelare il neutrino e questo può essere fatto attraverso questa reazione qui, che è quella che vi ho scritto qualche slide fa, quindi siccome nelle bombe atomiche praticamente i neutrini vengono emessi dal decadimento nucleare, quindi sono antineutrini elettronici, quindi possono essere rivelati attraverso l'interazione con un rivelatore fatto di protoni, generando un neutrone e un positrone. C'è bisogno di un rivelatore molto grande. E quindi Rains e col suo collega Cowan hanno iniziato a studiare la possibilità di costruire un rivelatore enorme di circa un metro quadro che chiamarono El Mostro. E questo qui è un rivelatore veramente rivoluzionario perché fino ad allora i rivelatori più grandi avevano un volume di circa un litro, quindi questo è 1000 volte più grande. E la possibilità di costruire un rivelatore così grande è stata data dalla scoperta pochi anni prima di quello che è chiamato lo scintillatore liquido.
Lo scintillatore liquido è materiale organico che emette luce quando una particella carica passa attraverso. Quindi, quando una particella carica passa nel scintillatore liquido, questa emette, della luce che poi viene vista da quello che vengono chiamati dei fotomoltiplicatori, che trasformano la luce in segnale elettrico e quindi, possono rivelare il passaggio di queste particelle. Quindi l'idea era di costruire un enorme rivelatore con appunto di 1 metro quadro con tanto scintillatore liquido e quando il neutrino interagisce con un protone, questo emette il neutrone e il positrone. Il positrone è l'antiparticella dell'elettrone e quindi si annichila molto velocemente con gli elettroni che stanno nello scintillatore e emette 2 raggi gamma. I raggi gamma poi a loro volta generano delle cascate elettroniche e quindi e queste sono particelle cariche che generano la luce di scintillazione che può essere vista dai fotomoltiplicatori che stanno sui lati del volume. E questo quindi era il modo che loro hanno pensato per rivelare gli antineutrini emessi nei decadimenti nucleari. Il problema era come trovare una sorgente di antineutrini sufficientemente intensa e appunto l'idea di Rhines, siccome lui aveva lavorato nello sviluppo delle bombe atomiche e sapeva che nelle bombe atomiche ci sono tantissimi decadimenti nucleari, quindi vengono emessi un sacco di neutrini e quindi pensò di fare un esperimento utilizzando una bomba atomica. E qui vi ho messo solo per illustrazione quello che succede in una bomba atomica o in una catena di fissione. Quindi della bomba atomica l'energia viene prodotta per fissione, principalmente fissione dell'uranio-235. E la fissione dell'uranio-235 avviene se questo viene colpito da un neutrone. Quindi quando l'uranio-235 assorbe un neutrone, per un istante diventa un uranio-236 che è altamente instabile e si fissiona in due nuclei più leggeri che hanno peso circa la metà ciascuno, e che in questo caso sono il cripton e il bario, ma come vedete qui ci possono essere anche tanti altri nuclei che vengono prodotti. E questi nuclei e tipicamente in questa fissione vengono emessi anche 3 neutroni. Quindi se uno ha un pezzo di materia contenente una quantità sufficiente di uranio-235, quando riesce a iniziare la reazione, quindi bombardarlo con un neutrone, questo crea un processo a catena, perché dei 3 neutroni, magari uno va perso, però 2 possono colpire altri 2 urani e quindi si generano 2 reazioni. Alcuni vanno persi, però la maggior parte colpisce altri urani e quindi si ha un processo a catena che amplifica molto velocemente le fissioni e quindi la produzione di energia. Quindi in ogni fissione viene prodotta una grossa quantità di energia che quindi causa il tutto in una frazione di secondo causa l'esplosione. E come vedete qui, in ciascuna cioè la fissione dell'uranio-235 non avviene in 2 nuclei più leggeri determinati, ma può avvenire in diversi nuclei. E, ad esempio, nel primo caso, l'uranio-235 decade in cripton 94 e bario 139. Ora, se consideriamo ad esempio il cripton 94, questo qui ha 36 protoni e 58 neutroni, quindi ha molti più neutroni
di protoni e questo vuol dire che ha un eccesso neutronico e quindi tende a decadere e decade molto rapidamente, quindi in 0,2 secondi decade emettendo elettrone e anche neutrino. A sua volta questo atomo qui, che penso sia rubidio, anche ha un eccesso di neutroni e decade in 2,7 secondi e a questo punto si raggiunge lo stronzio che decade anche ma ha un tempo di vita più lungo, quindi non decade subito durante lo scoppio della bomba atomica. Il bario 139 ha anche un forte eccesso di neutroni, quindi ha 83 neutroni e 56 protoni, ma decade molto lentamente, quindi non può generare i neutrini nello scoppio. Un altro decadimento qui è il seno 144 e stronzio 90, e vedete che lo seno 144 ha anche un grosso forte eccesso di neutroni e decade in 0,4 secondi, e poi anche il prodotto di decadimento, il cesio 144, anche decade in 1 secondo, e poi si arriva al bario 144 che decade in 11 secondi. E così via, ci sono, qui ho considerato diversi casi che hanno tempi di decadimento più lunghi, e questi sono solo degli esempi. In realtà il numero di nuclei che possono essere prodotti è più di 100, qualche centinaio di nuclei, quindi e molti di essi sono fortemente radioattivi, quindi decadono in tempi molto brevi. Quindi vuol dire che una grossa quantità di neutrini viene emessa nello scoppio di una bomba atomica. Con Wann e Reinze avevano fatto addirittura il progetto di fare un esperimento con una bomba atomica, che al giorno d'oggi sembra un'idea assurda, fare un esperimento così pericoloso semplicemente per rivelare i neutrini. Però a quel tempo erano abituati a fare scoppiare le bombe atomiche, gli militari giocavano con le bombe atomiche e quindi incredibilmente questo progetto, come c'è scritto qui, è stato approvato dalle autorità di Los Alamos. E il progetto era quello appunto di fare scoppiare una bomba atomica messa su un pilone. E per il rivelatore di neutrini si pensava di utilizzare questo El Mostro, che però non può essere messo vicino alla bomba atomica perché se viene messo vicino, quando arriva l'ordadurdo distrugge tutto, quindi anche se quello rivela qualcosa, poi non si trova più niente, non si riesce a vedere cosa ha rivelato. E quindi quello che loro pensavano di fare è di fare un pozzo molto profondo nel quale a un certo punto del pozzo il rivelatore era sospeso in modo che quando arriva l'onda d'urto il rivelatore non tocca le pareti, quindi non dovrebbe essere distrutto dall'onda d'urto e anzi nel momento in cui non so ora se prima o quando l'orda d'urto arriva, il rivelatore viene sganciato e cade in fondo al pozzo dove l'onda d'urto è troppo debole per distruggerlo. Quindi l'idea era di avere questo sistema, anzi, scusate, l'onda d'urto non può colpirlo perché comunque il tunnel, il pozzo veniva messo a vuoto, quindi non c'era l'onda d'urto nel pozzo, quindi il rivelatore non doveva toccare le pareti, non essendoci aria nel pozzo non ci poteva essere onda d'urto, quindi quello non veniva distrutto e poi però tutto il sistema di sospensione e tutto veniva distrutto, ma lui cadeva e poi arrivava qui in fondo dove c'era un sistema di qualcosa che attutiva la caduta. E dopo un tempo opportuno gli scienziati sarebbero dovuti andare lì e vedere cosa questo rivelatore aveva registrato. Questo qui nei primi anni 50, perché loro hanno tipo 51, 52, qualcosa del genere.
Esattamente ora l'anno non me lo ricordo, ma comunque no, fortunatamente non è stato fatto perché hanno avuto un'idea migliore e anche molto più sicura, è quella di utilizzare un reattore nucleare. Loro pensavano alla possibilità di utilizzare un reattore nucleare. E un reattore nucleare è anche una sorgente molto grande di antineutrini elettronici perché funziona con lo stesso metodo della bomba atomica, solamente in questo caso la reazione è controllata perché nel reattore ci sono gli assorbitori di neutroni, quindi non si permette di avere una catena che moltiplica il numero di reazioni. Ma i neutroni vengono assorbiti, quindi per ogni fissione si fa in modo che solamente ci sia in media solamente un neutrone che colpisce un altro uranio e quindi la reazione avviene, non si moltiplica e può avvenire costantemente nel tempo. E questo è da notare appunto che il primo reattore è stato costruito da Enrico Fermi all'Università di Chicago nel 1942. E le prime centrali nucleari iniziarono a operare nei primi anni 50 e come vedremo tra poco un reattore nucleare emette un flusso di circa 10 alla 20, 2 per 10 alla 20 a neutrini, antineutrini al secondo per ogni gigawatt di potenza termica. E il problema per il quale Cohen e Reins inizialmente non potevano utilizzare un reattore era che esiste un fondo nella rivelazione dei neutrini, perché come abbiamo visto nello scintillatore di Cohen e Reins, loro quello che volevano vedere era il positrone, quindi il positrone che è una particella carica che poi si annichila e poi produce praticamente i prodotti di annichilazione producono elettroni che poi producono la luce di scintillazione. Ma noi siamo continuamente bombardati ad esempio dai raggi cosmici, quindi i raggi cosmici ci arrivano dal cosmo e che sono principalmente all'inizio sono protoni che poi interagiscono nell'atmosfera, producono pioni e muoni. E i muoni, che vedremo più tardi cosa sono i muoni, sono particelle che sono molto penetranti e quindi queste sono particelle cariche che generano segnali spuri nello scintillatore. E poi ci sono anche i neutroni che possono uscire dal reattore, quindi anche i neutroni possono interagire con gli atomi dello scintillatore, produrre particelle cariche e causare dei segnali spuri e ci sono anche raggi gamma che escono sempre dal reattore. E quindi non si poteva, diciamo, il fondo era troppo alto per rivelare il segnale dei neutrini. Ci sarebbero stati molti più segnali di fondo che segnali di neutrini e non si poteva distinguere i segnali di vero da quello falso. Però a quel punto Cohen e Reins hanno un'idea geniale, perché non utilizzare anche il neutrone? Quindi l'idea originaria di utilizzare solo il positrone non permetteva questa misurazione, ma se si riesce anche a rivelare il neutrone, allora si può utilizzare la coincidenza tra l'emissione del positrone e l'emissione del neutrone per distinguere i segnali prodotti dai neutrini dai segnali di fondo. E quindi l'idea era quella di permettere quindi all'antineutrino di colpire un protone e misurare quindi la scintillazione prodotta dal positrone. Il neutrone è più lento e quindi va con un cammino un po' zigzagante, quindi interagisce con gli atomi dello scintillatore e poi può essere catturato dagli atomi dello scintillatore e in quel caso emette dei raggi gamma. Quindi il positrone viene emesso immediatamente, quindi uno ha immediatamente il segnale di positrone.
e con un ritardo di qualche decina o centinaio di millisecondi deve vedere questo segnale del neutrone che viene assorbito dal nucleo e produce dei raggi gamma. Quindi, distinguendo i segnali che hanno prima il segnale del positrone e poi la cattura del neutrone, si può distinguere gli eventi che vengono prodotti dall'interazione del neutrino dagli eventi di fondo. E questo appunto permette di rivelare, è stata diciamo, l'invenzione fondamentale che ha permesso a Cowan e Rice di rivelare l'esistenza dei neutrini. E quindi questo è successo nel 1956, quando hanno utilizzato il loro rivelatore, della centrale nucleare di Savannah River in South Carolina. E la struttura del loro rivelatore in realtà non era completamente discintillatore perché avevano bisogno anche di una sostanza che assorbisse i neutroni. Quindi hanno pensato di avere degli stra uno stra avevano due o tre strati di acqua nella quale c'era dissolto questo CdCl2 che contiene cadmio e il cadmio può assorbire i neutroni, emettendo raggi gamma. Quindi quando un antineutrino colpisce l'antineutrino dal reattore colpisce un protone, questo genera il positrone che si annichila molto rapidamente nell'acqua e poi i raggi gamma di decadimento vengono visti dallo scintillatore che è posto sui lati della tanica di acqua. E invece il neutrone si propaga all'interno dell'acqua finché non viene assorbito da un cadmio e il cadmio a quel punto emette entro 200 microsecondi, entro 200 microsecondi emette dei raggi gamma e utilizzando questa coincidenza ritardata sono riusciti a vedere le interazioni dei neutrini degli antineutrini dal reattore. E per questo Rice ha ricevuto il premio Nobel per la fisica nel 95 e purtroppo Cowan è mancato nel 74, quindi non ha potuto ricevere il premio Nobel. Qui sì, è una cosa mai dire mai, si riferisce alla previsione di Bethe-Pirce che vi ricordate? Nel 1934 avevano previsto che non c'è nessuna possibilità pratica di osservare il neutrino. Rice racconta nel suo seminario per il Nobel che dopo la scoperta del neutrino lui è andato da Bethe e gli ha detto che quello che avete scritto non è vero. E Bethe era una persona con buon umore, quindi quello che gli ha risposto è che beh, non dovreste credere a tutto quello che c'è scritto nella stampa. Quindi qualche volta anche Bethe poi è un fisico molto importante, ha ricevuto anche lui il premio Nobel per studi sulla fisica nucleare e quindi anche i premi Nobel qualche volta danno delle previsioni sbagliate. Però in quel caso abbiamo capito perché, perché a quel tempo non conoscevano la possibilità di avere una sorgente sufficientemente intensa. Quindi i neutrini sono stati rivelati, però qui volevo anche sottolineare come i neutrini sappiamo che esistono, ma lo sappiamo solo indirettamente perché abbiamo la prova che questi neutrini si propagano, ad esempio, da un reattore a un rivelatore e generano delle interazioni, però non li vediamo mai direttamente. Vediamo solo le particelle che vengono prodotte dai neutrini, quindi non riusciamo mai a vedere il neutrino, una traccia del neutrino in un rivelatore. Si vede una traccia, ad esempio, di un elettrone, di un muone, così, ma una traccia di neutrino non si vede mai. Si vede solo le tracce delle particelle cariche che i neutrini producono. E
E quindi, ad esempio, appunto, in un reattore nucleare vengono prodotti 2 per 10 alla 20 antineutrini al secondo per gigawatt, e praticamente si ha circa un'interazione ogni 2 secondi. Quindi, la quantità di utilizzando una tonnellata di rivelatore a una distanza di 10 metri. Quindi, la quantità di neutrini, il numero di neutrini che interagisce è estremamente piccolo, e per questo i neutrini sono anche stati chiamati particelle fantasma o anche poltergeist. Visto che appunto queste lezioni sono pedagogiche, ho anche fatto un esercizio per il calcolo del numero di interazioni che si possono avere in un rivelatore. Appunto, nel caso utilizzando neutrini da un reattore. Quindi l'esercizio chiede di calcolare la frequenza, scusate, di interazioni degli antineutrini emessi da un reattore della potenza di 1 gigawatt in un rivelatore con una massa di 1 tonnellata alla distanza di 10 metri. Quindi la soluzione è la seguente. Quindi, prima di tutto bisogna trasformare i gigawatt in MeV, perché noi misuriamo l'energia in MeV, quindi 1 watt è 1 joule per secondo, quindi sono 6,2 per 10 alla 12 MeV al secondo. 1 gigawatt sono 10 alla 9 watt, e quindi sono 6,2 per 10 alla 21 MeV al secondo. Poi bisogna sapere quanta energia viene prodotta in ciascuna fissione dell'uranio e quanti neutrini vengono prodotti. Quindi in media, quando un uranio 235 fissiona, quando viene colpito da un neutrone, produce 2 nuclei, che abbiamo visto possono essere diversi, più 3 neutroni, più 6 positroni, 6 antineutrini, è un totale di energia di circa 200 MeV. Quindi per ogni fissione vengono emessi 6 neutrini e 200 MeV di energia. Quindi la prima quantità da calcolare, sapendo appunto la potenza termica del reattore e quante fissioni avvengono, e la frequenza approssimata delle fissioni è data da questa quantità, che equivale a 1 gigawatt, diviso l'energia per ogni fissione. E quindi ci sono 3,1 per 10 alla 19 fissioni al secondo. E l'intensità dei neutrini quindi è 6 volte tanto, perché in ogni fissione vengono emessi 6 neutrini. Quindi l'intensità dei neutrini è circa 2 per 10 alla 20 neutrini al secondo. E ora dobbiamo andare al processo di rivelazione. Sapere quante interazioni ci sono, serve un concetto necessario, che è quello della sezione d'Urto. Quindi abbiamo bisogno della sezione d'Urto degli antineutrini su protoni. La sezione d'Urto è un concetto che può essere anche formulato per la fisica classica, quindi è l'area dell'oggetto, nel caso di un oggetto macroscopico, ortogonale alla direzione di un flusso di proiettili. Quindi consideriamo un flusso uniforme di proiettili, che sono come questi neutrini che vengono dal reattore, ci mettiamo un oggetto e vogliamo sapere con quale frequenza questi proiettili colpiscono l'oggetto. Quello che è importante non è la forma dell'oggetto, ma è solamente l'area trasversale rispetto alla direzione dei neutrini. Quindi in un oggetto appunto sferico, l'area è pi greco r quadro. Quindi, se uno conosce quest'area, può calcolare immediatamente e conosce anche la frequenza, il flusso dei proiettili, può calcolare immediatamente la frequenza con cui i proiettili colpiscono il bersaglio, e la frequenza è semplicemente data dal prodotto della sezione d'Urto per il flusso dei proiettili.
Il flusso dei proiettili è il numero di proiettili per unità di area per l'unità di tempo. Quindi moltiplicando queste due quantità, l'area si semplifica con il sigma e si ottiene un numero di interazioni per unità di tempo. E questo concetto lo abbiamo anche nella fisica delle particelle elementari. Che però sono puntiformi, quindi la sezione d'Hurton non rappresenta un'area fisica, ma un'area di un oggetto solido, perché le particelle elementari non sono degli oggetti solidi, ma sono puntiformi e hanno attorno a loro un campo di forza. Quindi la sezione d'Hurton è l'area efficace che il campo di forza esercita su un flusso di particelle che urta il bersaglio e che quindi possono venire assorbite o deviate da questo bersaglio. E quindi conoscendo la sezione d'Hurton si può calcolare la frequenza di interazioni sapendo il flusso di neutrini, di neutrini che viene prodotto dal reattore, che è quello che abbiamo calcolato prima. E dobbiamo anche tenere conto che la sezione d'Hurton, quindi la sezione d'Hurton per un processo di questo tipo, viene data per ogni protone. Quindi per conoscere la frequenza di interazioni bisogna moltiplicare la sezione d'Hurton per il numero di protoni che stanno all'interno del rivelatore per il flusso. Quindi bisogna calcolare il numero di protoni e il flusso data la sezione d'Hurton, e la sezione d'Hurton ve la do perché è una quantità che si può calcolare, ma è molto difficile, quindi richiede conoscenze approfondite di fisica nucleare e di fisica delle particelle elementari. Il risultato è che per gli antineutrini elettronici prodotti dalla fissione dell'uranio-235 la sezione d'Hurton è 1.1 per 10 alla meno 43 centimetri quadri. Quindi questa è la sezione d'Hurton per un protone. E vedete che è un'area estremamente piccola, come ci si aspetta, insomma, per un protone. Quindi dobbiamo calcolare prima di tutto il flusso di antineutrini a 10 metri, e quindi 10 metri sono 10 alla 3 centimetri, e abbiamo già calcolato il numero di neutrini emessi da un reattore di 1 gigawatt per secondo. Il flusso di neutrini è semplicemente dato da questo numero diviso l'area sferica alla distanza di 10 metri, che è uguale a 4 pi geco di quadro, perché i neutrini vengono emessi isotropicamente, quindi si distribuiscono su tutta la superficie sferica a una certa distanza. E quindi il flusso è dato da 1.6 per 10 alla 13 centimetri quadri al secondo alla distanza di 10 metri. E poi dobbiamo calcolare il numero di protoni in una tonnellata di scintillatore. Lo scintillatore è materiale organico, quindi possiamo approssimare che sia fatto da. In prima approssimazione possiamo considerare che sia fatto di carbonio 12, quindi ci saranno anche degli idrogeni, ma li trascuriamo. Quindi consideriamo per trovare un numero approssimato che sia fatto di carbonio 12. E quindi il numero di protoni è dato quindi nel carbonio 12 ci sono 6 protoni e 6 neutroni, è dato da 6 volte il numero di atomi di carbonio 12 in tutto il rivelatore. Il rivelatore abbiamo detto che è di una tonnellata, quindi bisogna dividere qui una tonnellata che sono 10 alla 6 grammi per il peso atomico del carbonio 12 che è 12 grammi, quindi il peso di una mole di carbonio 12, e una mole di carbonio 12 contiene un numero di Avogadro di atomi. Quindi il numero totale si ottiene da questa moltiplicazione e si trova che
il numero di protoni è 3 per 10 alla 29 in una tonnellata di scintillatore circa. E quindi si calcola che la frequenza di interazione è data dal prodotto di queste tre quantità che abbiamo calcolato, che è circa 0,5 al secondo. Quindi vuol dire che ci si aspetta che in un rivelatore posto a una distanza di 10 metri di un reattore che ha una potenza termica di 1 gigawatt, riveli circa un neutrino ogni 2 secondi. E, appunto, questa è una frequenza molto bassa, però è una frequenza rivelabile ed è stata rivelata. Ok, non so se volete fare una pausa, non so da quanto tempo parlo perché non c'è un orologio qui in giro. Preferite fare una pausa? Sono? O se no io vado avanti fino, non so, tipo alle 5 e mezzo, così finiamo prima. Come preferite, va bene? Ok, quindi passiamo a un problema successivo, che è quanto vale la massa del neutrino. Quindi abbiamo visto che i neutrini sono rivelati, esistono, non si sa quanto vale la massa del neutrino. E il problema della massa del neutrino è presente già nei primi lavori di Fermi, quando ha formulato la sua teoria delle interazioni deboli, e si può dimostrare che lo spettro degli elettroni emessi nel decadimento beta dipende dalla massa del neutrino, e in particolare la forma dello spettro attorno al punto di energia massima, quindi lo spettro si estende per tutte le energie, ma la massa del neutrino è importante nel punto in cui l'energia dell'elettrone è massima, e questo perché quando l'energia dell'elettrone è massima, l'energia del neutrino è minima, e se il neutrino è privo di massa, allora non c'è bisogno di dare un'energia che il decadimento fornisca una parte dell'energia per produrre la massa del neutrino. Se invece il neutrino ha una massa, allora c'è un minimo dell'energia del neutrino e quindi si ha una modifica corrispondente nello spettro degli elettroni emessi. E in particolare si può dimostrare, come fece Fermi, che la forma dello spettro aspettato è di questo tipo, quindi se la massa del neutrino è zero, lo spettro ha questa forma qui, se è piccolo ha questa forma qui, se la massa è grande invece ha questa forma qui. E dai dati sperimentali che esistevano in quel tempo, i dati sperimentali erano in accordo con questa forma qui, quindi già Fermi sapeva che la massa del neutrino è zero o molto piccola. E questo è rimasto per molti anni, quindi per molti anni si è pensato che la massa fosse uguale a zero, e in particolare questo è previsto in quello che viene chiamato il modello standard delle interazioni deboli, che è stato formulato negli anni 60, che prevede che i neutrini non abbiano massa. E come vedremo è sbagliato, perché poi con la scoperta delle oscillazioni di neutrini è stato provato che invece i neutrini hanno massa. Ma appunto, però le oscillazioni dei neutrini sono state scoperte solo nel 1998, quindi fino al 1998 la maggior parte dei fisici era convinta che i neutrini non avessero massa. E in particolare diciamo, prima della formulazione dello standard negli anni 60, la base della teoria dei neutrini senza massa è stata formulata da questi personaggi qui, quindi sono tre lavori indipendenti, uno di Landau, uno di Li e Yang e uno di Abdus-Salam del 1957, che ipotizzano che i neutrini sono privi di massa ed esistono solamente
con una polarizzazione determinata. Quindi qui dobbiamo capire un altro concetto, quello della polarizzazione dei neutrini o in generale delle particelle elementari. Quindi la polarizzazione delle particelle elementari è legata al fatto che le particelle elementari hanno un momento angolare intrinseco che può essere visualizzato come una rotazione, ma in realtà non è una vera rotazione perché appunto le particelle elementari non sono un oggetto macroscopico, ma è proprio una proprietà intrinseca delle particelle che comunque è analoga alla polarizzazione dei raggi luminosi. Sapete che i raggi luminosi possono essere polarizzati perché la polarizzazione è dovuta alle rotazioni dei campi elettrici e magnetici che generano i raggi luminosi nel piano trasverso alla propagazione del raggio luminoso. Quindi qui analogamente le particelle elementari possono essere o destrorse o sinistrorse, a seconda che la rotazione sia destrogira nella direzione di propagazione della particella. Quindi se applicate la regola della vite, questo neutrino qui è destrorso perché si avvita nella direzione in cui si propaga. Invece questo è sinistrorso perché si avvita nella direzione opposta utilizzando la mano destra. Quindi le particelle possono esistere con polarizzazione sia sinistrorsa che destrorsa, però nella teoria di Landau, Li, Yang e Salam si ipotizza che esistano solamente neutrini con una polarizzazione unica, o sinistrorsa o destrorsa. E questo è possibile solo per particelle che si muovono a velocità, che sono prive di massa e quindi si muovono alla velocità della luce. Questo perché? Perché se la particella ha una massa, si muove a una velocità inferiore a quella della luce, quindi secondo la relatività la velocità della luce è la velocità limite. Le particelle senza massa si muovono alla velocità della luce, tutte quelle senza massa, con la massa si muovono a velocità inferiori e non riescono mai a raggiungere la velocità della luce. Quindi se ad esempio consideriamo un elettrone ha una massa e quindi si muove a una velocità inferiore alla velocità della luce. E quindi se consideriamo ad esempio un elettrone sinistrorso, che viaggia in questa direzione, possiamo considerare un sistema di riferimento che va più veloce dell'elettrone, perché l'elettrone va a una velocità minore di quella della luce, quindi possiamo immaginare un osservatore che si muove più velocemente dell'elettrone, ma meno velocemente della luce, quindi con una velocità intermedia tra quella dell'elettrone e quella della luce. Questo osservatore vedrà l'elettrone andare nella direzione opposta perché lui va più veloce, però la rotazione dell'elettrone è sempre nella stessa, non cambia. E in questo caso vedete che questo nuovo osservatore vede che la rotazione dell'elettrone è in accordo nella stessa direzione della velocità. E quindi lui vede lo stesso elettrone che noi vediamo come sinistrorso, lui lo vede destrorso. Quindi questo vuol dire che in natura se esistono gli elettroni sinistrorsi, devono esistere anche gli elettroni destrorsi. Non è possibile avere una cosa, solamente una delle due polarizzazioni. E questo perché appunto la polarizzazione delle particelle massive dipende dal sistema di riferimento dell'osservatore. Quindi solo le particelle senza massa possono esistere con una polarizzazione unica, però c'è anche un altro requisito, e questo è la violazione della parità, che è una quantità molto importante. E cos'è la parità? La parità è la simmetria per inversione spaziale, e questa è quello che si ottiene in uno specchio. In uno specchio quello che è sinistro diventa destro e viceversa.
E se prendete un sistema di riferimento cartesiano destrorso, lo proiettate in uno specchio e nel mondo dello specchio questo diventa un sistema di riferimento cartesiano sinistorso. E quindi appunto questo, come vedremo dopo, la violazione della parità è necessaria perché per avere particelle, perché i neutrini siano solamente di una polarizzazione, perché la parità trasforma una polarizzazione nell'altra. Quindi prima del 1956 la parità era considerata una simmetria esatta e quindi in effetti tutte le interazioni, le interazioni che non siano i decadimenti, le interazioni deboli rispettano la parità, quindi le interazioni elettromagnetiche, le interazioni forti rispettano la parità, ma le interazioni deboli non rispettano la parità e questo è stato ipotizzato nel 1956 da Li e Yang, che appunto ipotizzarono che la parità sia violata nelle interazioni deboli. E nel 1957 Wu e collaboratori scoprono che la parità è violata nei decadimenti beta del cobalto 60 e questo esperimento è illustrato qui. Quindi il decadimento beta del cobalto 60 è un cobalto che si trasforma in un nickel con l'emissione di un elettrone, un antineutrino elettronico. Quindi se consideriamo ad esempio questa configurazione di decadimento qui, nella quale il cobalto 60 è polarizzato con una rotazione indicata da questa freccia, quindi che avvita verso sinistra, e può emettere un antineutrino elettronico in questa direzione e un elettrone in questa direzione. Nell'esperimento di Wu, il neutrino non viene visto, vedono l'elettrone, quindi vedono l'elettrone che viene emesso nella direzione contraria alla polarizzazione del cobalto 60. Quindi il cobalto 60, loro sanno in che dire la polarizzazione è fissata, e vedono gli elettroni che vengono emessi nella direzione opposta alla polarizzazione del cobalto 60. Nel mondo dello specchio gli impulsi vengono invertiti, ma la rotazione del cobalto resta invariata e quindi la polarizzazione del cobalto 60 è sempre verso sinistra, ma l'elettrone viene emesso ora questa volta nella stessa direzione della polarizzazione dello spin del cobalto 60. E quindi se la parità è conservata, si devono, avendo appunto una certa polarizzazione del cobalto 60, si devono osservare un uguale numero di elettroni emessi a destra come a sinistra. E invece quello che hanno osservato è che vengono emessi più elettroni con questa configurazione qui. Quindi il numero di elettroni emessi verso destra in questa configurazione è maggiore del numero di elettroni emessi verso sinistra. E questo vuol dire che il mondo dello specchio è diverso da quello reale e quindi si ha una violazione della parità. E questa è una delle scoperte fondamentali della fisica. E quindi la scoperta, immediatamente dopo appunto la scoperta della violazione della parità, è stata formulata questa teoria secondo la quale i neutrini possono essere solamente di una avere solamente una polarizzazione. E supponiamo appunto che la polarizzazione sia sinistrosa. Quindi l'esistenza solo della polarizzazione sinistrosa richiede la violazione della parità, perché se consideriamo ad esempio un neutrino sinistrorso, che quindi nella quale ora la vite, il senso della vite con il quale ha la polarizzazione va verso sinistra, nel mondo dello specchio
il senso della polarizzazione resta invariato, ma la velocità è opposta. E quindi nel mondo dello specchio un neutrino sinistrorso diventa un neutrino destrorso. Quindi se la parità è conservata, se la parità fosse conservata, si dovrebbero avere sia neutrini sinistrorsi che neutrini destrorsi. È possibile avere solamente neutrini sinistrorsi solo se la parità non è conservata. E quindi la scoperta della violazione della parità ha permesso a Landau, Li, Yang e Salam di formulare questa teoria dei neutrini privi di massa e con una polarizzazione determinata. E questa polarizzazione è sinistrosa, cioè nella formulazione originaria non sapevano se i neutrini sono sinistrosi o destrosi. E un anno dopo c'è un famoso esperimento di Goldhaber e collaboratori nel quale hanno dimostrato che i neutrini sono sinistrosi. Questo è un esperimento abbastanza geniale che possiamo vedere qui in dettaglio, nel quale hanno misurato la polarizzazione del neutrino senza rivelare il neutrino. E quindi questo è un metodo molto interessante. E questo sfrutta sempre la conservazione del momento, sfrutta la conservazione del momento angolare. Quindi quello che hanno considerato è un processo che si chiama un processo di cattura elettronica di un nucleo, quindi un nucleo mi sembra sia eutropio, questo qui, che assorbe un elettrone e si trasforma in un nucleo di samario, emettendo un neutrino. Ora l'elettrone, quindi il nucleo di eutropio, ha uno spin zero, quindi non ruota, mentre l'elettrone ha uno spin un mezzo, quindi ha una rotazione che può essere caratterizzata appunto da un momento angolare un mezzo in unità della costante di Planck, che qui non ho messo, ma è che è sottintesa, e lo spin dell'elettrone può essere o in questa direzione o in questa direzione, quello non è determinato, si possono avere entrambi i casi. Quindi se l'elettrone ha uno spin in questa direzione, allora lo stato iniziale ha un momento angolare totale di un mezzo verso destra. E il decadimento avviene in un samario più l'emissione di un neutrino elettronico, e questo è uno stato eccitato del samario che ha spin 1, e l'unica possibilità di avere la conservazione del momento angolare è che il samario abbia lo spin 1 verso destra, e il neutrino abbia uno spin un mezzo verso sinistra. Quindi si sa che il neutrino deve avere uno spin un mezzo come l'elettrone. Quindi questa è l'unica possibilità in questo caso di conservare il momento angolare totale. E a quel punto il samario, siccome è in uno stato eccitato, può decadere nello stato fondamentale, che questa volta ha spin 0, e quindi per la conservazione del momento angolare, tutto il momento angolare viene trasferito al fotone. E quindi in questa configurazione qui il fotone ha uno spin verso destra, quindi è un fotone sinistroso. Quindi in questa configurazione qui viene emesso un neutrino sinistroso e viene emesso anche un fotone sinistroso. Quindi si può misurare la polarizzazione del neutrino senza vedere il neutrino, ma misurando la polarizzazione del fotone. Perché nel caso opposto, quindi quando l'elettrone invece ha spin un mezzo verso sinistra, l'unica possibilità di conservare il momento angolare è quella di avere il samario eccitato con polarizzazione spin verso sinistra e il neutrino destrorso. E questo quindi si disecita emettendo un fotone che questa volta è destrorso. Quindi anche qui il fotone porta
la stessa polarizzazione del neutrino. Quindi misurando la polarizzazione del fotone si riesce a determinare la polarizzazione del neutrino. E questa configurazione non è stata osservata in questo esperimento. Quindi l'unica configurazione osservata è questa qui. E quindi in questo modo hanno determinato la polarizzazione del neutrino che è sinistrosa. Ok, quindi passiamo ora a uno sviluppo successivo, che è quello della proliferazione delle particelle e anche alla proliferazione dei neutrini. Finora abbiamo parlato solo di neutrini elettronici e antineutrini elettronici, ma vedremo che esistono altri tipi di neutrini, che sono i neutrini del mu e del tau. In generale, negli anni 40 e 50 c'è stata a partire dagli anni 30, ma soprattutto poi negli anni 40 e 50, c'è stata una proliferazione di particelle e la prima particella che è stata scoperta è il muone nel 36 da Anderson e Neddermeyer. E questo il muone è una particella che è simile all'elettrone, solamente più pesante, quindi è una particella carica come l'elettrone, interagisce come l'elettrone, ma è molto più pesante, quindi è circa 200 volte più pesante dell'elettrone e appartiene a quella famiglia che viene chiamata dei leptoni, che poi spiegherò anche meglio in seguito. E i muoni non si trovano stabilmente nella materia perché decadono e il decadimento del muone è molto veloce. È circa 2 per 10 alla meno 6 secondi il tempo di decadimento, e i muoni decadono in elettroni, antineutrini elettronici e neutrini muonici. In realtà qui ho già anticipato questo decadimento e anche il fatto che questo sia un neutrino muonico, perché come vedremo il neutrino muonico è stato scoperto più tardi, circa 20 anni dopo. Anche quindi, e come per tutte le particelle, esiste anche l'antiparticella che è il mu più, che decade con le corrispondenti antiparticelle. Un'altra particella importante fu scoperta nel 1947 da Powell, Lattes e Occhialini, che scoprono il pione, che invece è una particella di caratteristiche diverse, non è un leptone, è un mesone. E è una massa che è un po' più grande di quella del muone, quindi è 140 MeV. E anche i pioni non si trovano stabilmente nella materia perché questi decadono circa 100 volte più rapidamente dei muoni e questi decadono in muoni e neutrini muonici. Quindi un pi meno decade in mu meno e nu mu. Antineutrino muonico e questa è la corrispondente antiparticella che ha carica positiva. Quindi particelle e antiparticella hanno sempre cariche opposte. Il neutrino muonico quindi viene scoperto solo nel 62 e prima si conosceva solamente il neutrino elettronico e non si sapeva bene quali sono le caratteristiche di questi neutrini che vengono emessi nei decadimenti dei muoni e dei pioni, e si pensava che fossero uguali e che fossero anche quelli neutrini elettronici. Invece, nel 1960, Pontecorvo ipotizzò che l'antineutrino prodotto nel decadimento del pione non sia un antineutrino elettronico, che è quello che è prodotto nei decadimenti beta, ma sia un neutrino di tipo diverso, che è un neutrino che viene chiamato neutrino muonico perché è associato alla produzione di un muone. E questo si può vedere vedendo come interagisce questo neutrino, perché sappiamo che un neutrino elettronico interagisce con un protone producendo un neutrone più un positrone, questa è la reazione che è stata utilizzata da Coan e Reinz. Quindi Pontecorvo propose di controllare sperimentalmente se
questo neutrino prodotto dal decadimento del pione genera questa reazione. Quindi se questo neutrino genera questa reazione, vuol dire che non c'è differenza tra questo neutrino e questo qua, e quindi quello è un neutrino, lo possiamo chiamare neutrino elettronico. Se invece non la genera, vuol dire che è un nuovo tipo di neutrino e quindi lo chiamiamo neutrino muonico. Nel 1962 Lederman, Schwarz e Steinberg effettuano questo esperimento al Brookhaven National Laboratory e non osservano nessuna interazione di questo tipo. E quindi concludono che il neutrino muonico è diverso da quello elettronico e quindi questa è la scoperta di una nuova particella fondamentale. Infatti hanno ricevuto il premio Nobel nel 1988. E qui è utile che vi descrivo un attimo quello che vengono chiamati i fasci di neutrini da acceleratore, che sono proprio fasci di neutrini muonici che vengono generati che vengono utilizzati per gli esperimenti dei neutrini, e che il primo fascio di neutrini muonici è proprio quello prodotto da Lederman, Schwarz e Steinberg, nel quale appunto hanno generato questi neutrini muonici e poi ponendo un rivelatore a una certa distanza hanno visto se producevano questa reazione. Quindi il principio della generazione di fasci di neutrini è questo, quindi si utilizza un acceleratore e quindi loro a quel tempo appunto hanno utilizzato questo acceleratore al Brookhaven National Laboratory. Un acceleratore è uno strumento che accelera le particelle cariche, tipicamente protoni. Quindi in questo caso è appunto un acceleratore di protoni e i protoni a grande energia vengono sparati contro un bersaglio, che è un bersaglio solido, e lì generano un sacco di reazioni e queste reazioni in queste reazioni producono dei pioni, quindi vengono prodotti dei pioni e principalmente pioni, tutte le altre particelle che vengono prodotte, nuclei e così, vengono fermati all'interno del bersaglio, quelli che escono sono praticamente solo pioni e i pioni vengono prodotti sia i pioni positivi che quelli negativi. Per avere un fascio, ad esempio, di antineutrini muonici, bisogna focalizzare verso un bersaglio i pioni negativi. E questo si fa attraverso una focalizzazione magnetica. Quindi in questo caso la freccia indica un campo magnetico entrante e la punta un campo magnetico uscente. E quindi se considerate la regola della mano destra, un pione che si propaga verso destra e in alto, qui in alto, con un campo magnetico uscente, genera una forza magnetica, una forza che va verso l'alto. E quindi il pione positivo viene deviato verso l'alto e invece un pione negativo che aveva prima una direzione un po' verso l'alto viene focalizzato verso la direzione in avanti. E lo stesso succede nella parte inferiore. Quindi i pioni positivi che non li vogliamo, perché vogliamo generare solo neutrini, antineutrini muonici, vengono sparati fuori e i pioni negativi vengono focalizzati verso il rivelatore. C'è un lungo tunnel di decadimento che è un tunnel vuoto, quindi col vuoto dentro, in modo che appunto i pioni non vengano fermati dall'aria, quindi l'aria viene sottratta da questo tunnel. Il tunnel può essere lungo anche qualche decina di metri e i pioni decadono rapidamente perché hanno un tempo di vita medio di circa 10 alla meno 8 secondi e generano muoni e antineutrini muonici. I muoni ci mettono molto di più a decadere perché hanno un tempo di vita
di 100 volte più lungo, e quindi la maggior parte dei muoni colpisce quello che viene chiamato un beam dump, quindi quello che li ferma, e quindi decadranno nel Big Bang, beam bump, ma producendo dei neutrini di più bassa energia. Quindi se uno è interessato solo a neutrini di alta energia, che sono quelli prodotti appunto dai pioni che hanno alta energia perché sono prodotti da protoni di alta energia, allora si ha solo principalmente antineutrini muonici. Quindi è vero che quasi tutti i muoni colpiscono il beam dump prima di decadere, però lo stesso qualcuno decade, quindi c'è questi fasci di neutrini, non sono puri di antineutrini muonici, ma hanno una piccola contaminazione di antineutrini elettronici e di neutrini muonici che sono prodotti dal decadimento del mu. E viceversa, qui ho fatto la configurazione opposta, quindi se uno cambia quindi la polarità della focalizzazione magnetica, vedete che sono cambiate le frecce, sono cambiate le cariche delle particelle, quindi cambiando la polarità si cambiano le cariche delle particelle, e quello che viene chiamato, che è prodotto, è un fascio di neutrini muonici. Quindi in questo modo, utilizzando polarità diverse, si riescono a produrre fasci di neutrini muonici o antineutrini muonici a seconda di quello che uno vuole avere. Il primo fascio è quello che appunto è stato utilizzato nell'esperimento di Brookhaven per poi verificare che i neutrini muonici sono diversi dai neutrini elettronici. E quindi, ricapitolando un po', nei decadimenti beta nucleari vengono, quindi qual è la differenza tra i neutrini prodotti nei decadimenti beta e quindi nei reattori, rispetto a quelli nei fasci. Quindi le differenze sono che nei decadimenti beta nucleari vengono prodotti solo antineutrini elettronici, solo quelli possono essere prodotti, non ce ne sono assolutamente altri. Invece nei fasci la cosa è più complicata, possono venire prodotti o neutrini muonici o antineutrini muonici a seconda della polarità, e poi non sono mai puri questi fasci, ma hanno sempre una contaminazione di altri neutrini. Nei reattori e nei decadimenti beta gli antineutrini sono emessi in tutte le direzioni, non possiamo controllare dove vengono emessi isotropicamente. Invece nei fasci vengono emessi in una sola direzione, e l'energia è anche molto diversa. L'energia degli antineutrini nei reattori è dell'ordine del MeV, e invece l'energia dei neutrini e degli antineutrini nei fasci è tipicamente molto più grande, perché questa dipende dall'energia dei protoni prodotta dall'acceleratore, perché l'energia dei protoni poi si trasferisce nei prodotti di interazione e arriva fino ai neutrini, e quindi tipicamente si hanno centinaia di MeV e si può arrivare negli acceleratori più potenti fino a 100 GeV o anche di più. Quindi sono sorgenti molto, molto diverse. E prima di continuare con la fisica del neutrino, volevo anche fare un attimo un breve sommario di quello che sappiamo delle particelle elementari e delle forze, così magari quello che dico in seguito è anche più chiaro. Quindi, secondo quello che sappiamo, le particelle elementari sono quelle che sono rappresentate qui. Si dividono in tre generazioni, e in ciascuna generazione ci sono due quarks e due leptoni. I quark sono particelle che sono praticamente costituiscono la materia, quindi i protoni e i neutroni sono fatti di quark. I quark interagiscono con quella che viene chiamata un'interazione forte, che è rappresentata qui. Nella teoria moderna le interazioni sono
sono generate da scambio di particelle e il mediatore dell'interazione forte è quello che viene chiamato il gluone. Quindi il gluone media l'interazione forte tra quark. È quello che tiene insieme i quark all'interno del protone e del neutrone e è quello che poi anche è la forza residua che poi tiene insieme anche i neutroni e i protoni all'interno del nucleo. Quindi è la forza forte che tiene insieme i nuclei atomici. Quindi i quark e i gluoni sono quelli che partecipano a queste interazioni forti. I neutrini e i leptoni carichi, quindi elettrone, muone e tau, sono invece leptoni perché non interagiscono fortemente, quindi non risentono dell'interazione forte, risentono solo dell'interazione debole. Quindi l'interazione debole è mediata da queste particelle qui, che sono i bosoni pesanti, che sono stati scoperti non tanto tempo fa. Una ventina di anni fa, anzi 30 anni fa, che sono il W e gli Z, che sono dei bosoni pesanti che mediano l'interazione debole alla quale partecipano sia i leptoni che i quark. Quindi vedete in questo diagramma, ad esempio, un U si trasforma in un D e un elettrone si trasforma in un neutrino. Quindi, le interazioni deboli, tutte queste particelle interagiscono con le interazioni deboli. E anche tutte le particelle cariche interagiscono con la forza elettromagnetica. La forza gravitazionale non è compresa in questo schema perché non abbiamo una teoria quantistica della gravità e quindi si ipotizza che anche questa sia mediata da una particella che viene chiamata gravitone, però questa è solo un'ipotesi, quindi non lo sappiamo. Invece questa teoria qui della forza forti, debole elettromagnetica è una teoria ben verificata che spiega un sacco di osservazioni che vengono fatte tutti i giorni nella fisica delle particelle, negli acceleratori e così via. Ricordo anche un attimo la classificazione, la terminologia delle particelle. Quindi le particelle, la divisione principale è quella tra adroni e leptoni. Adroni sono appunto le particelle che interagiscono fortemente, quindi dalla parola greca forte, e queste sono quindi particelle composte da quarks, solo i quark interagiscono fortemente, e questi sono i barioni e i mesoni. I barioni sono particelle che sono composte da tre quarks e quindi questi sono il protone, il neutrone. Il protone è UUD, quindi un U, due U e un due quark U e un quark D, e il neutrone è un UDD. E come sappiamo, per ogni particella c'è anche la corrispondente antiparticella, anche se non esiste attorno a noi perché le antiparticelle si annichilano immediatamente con le particelle. E quindi comunque è possibile nelle interazioni creare le antiparticelle e quindi un antiprotone e un anti-U, anti-U, anti-D e così via per i neutroni, l'antineutrone. E poi ci sono i mesoni che sono, la parola viene dal greco medio perché hanno una massa intermedia tra i barioni che sono tipicamente più pesanti, cioè almeno questi mesoni leggeri sono più leggeri dei barioni, dei protoni e del neutrone, perché il protone e il neutrone hanno una massa di circa 930 MeV e invece il pione è 100-140 MeV, quindi è una particella più leggera. E i mesoni sono composti da coppie quark-antiquark. Quindi un pione positivo è un UD barra e un pione negativo è un U barra D e poi esiste anche il pione neutro che è una combinazione di UU barra e DD barra, ma questo non lo utilizzeremo, ma l'ho messo qui per completezza. E poi ci sono i leptoni, quindi questa è la famiglia delle particelle che tipicamente sono più leggere in ogni generazione. I leptoni sono più leggeri dei corrispondenti adroni,
E questi hanno anche, non interagiscono con le interazioni forti, ma solo con le interazioni deboli. I leptoni carichi interagiscono anche con le interazioni elettromagnetiche, e poi ci sono i neutrini e i corrispondenti antineutrini. Per quanto riguarda le interazioni deboli, quindi abbiamo visto che nella teoria, moderna, nel modello standard, quello che viene chiamato, le interazioni sono mediate da delle particelle che, in questo caso sono i bosoni, W, nel caso delle interazioni deboli. Quindi in realtà, secondo la teoria del modello standard, quando un antineutrino incontra un quark, questo l'antineutrino emette un W e si trasforma in un positrone. Il W colpisce il quark e trasforma un quark U nel protone in un quark D, che quindi trasforma un protone in D-neutrone. La teoria di Fermi è una semplificazione di questa interazione che funziona bene a basse energie, quindi si può dimostrare che a basse energie non occorre considerare questa configurazione più complessa con la propagazione del W, ma si può considerare la teoria di Fermi nella quale questo propagatore del W viene contratto e l'interazione è puntiforme. E quindi la teoria di Fermi è quella che viene sempre adottata nello studio delle interazioni deboli a basse energie e tipicamente della fisica del neutrino. E quindi questa è la stessa interazione che prima avevo rappresentato in questa maniera qui. Per quanto riguarda le masse delle particelle, questo è uno schema che mostra quali sono i valori delle masse delle particelle elementari, dei quark e dei leptoni. Quindi abbiamo detto che ci sono tre generazioni e le generazioni si caratterizzano dal fatto che passando da generazione in generazione le particelle sono più pesanti e nel nostro mondo esistono solo le particelle della prima generazione perché queste più pesanti decadono molto rapidamente in quelle più leggere e quindi la materia stabile è fatta solamente di quark D e U che costituiscono appunto il protone e il neutrone e di elettroni. Le masse, come vedete, tipicamente le masse dei leptoni sono più piccole delle masse dei quark della corrispondente generazione e per le masse dei neutrini sono molto più piccole e qui ho messo una freccia per indicare il limite sperimentale per la misura della massa del neutrino. Quindi sono stati fatti esperimenti che hanno determinato un limite superiore per la massa del neutrino elettronico che è di circa 2 elettron volt, che quindi è molto più leggero, più di 5 ordini di grandezza più leggero dell'elettrone che è la particella successiva più leggera, a parte i neutrini. Per i NUMUA anche è possibile, esiste un limite che è molto più alto perché è più difficile fare esperimenti con i NUMUA e con i NUTAU è ancora più difficile, quindi il limite è ancora più alto. Però qui è chiaro che appunto i neutrini o hanno massa nulla o sono fondamentalmente diversi da tutte le altre particelle perché hanno delle masse molto molto più piccole di tutte le altre. E quindi, e come avevo già detto prima, nel modello standard, che spiega appunto tutte le interazioni deboli, ed elettromagnetiche, i neutrini sono considerati come essere privi di massa e questa è una conseguenza del fatto che nel modello standard hanno incorporato questa teoria di Lee, dell'Landau, Lee e Young e Salam, dei neutrini sinistrosi privi di massa. Quindi nel modello standard i neutrini sono sinistrosi e privi di massa. Però in realtà non esiste una ragione di principio per cui i neutrini non dovrebbero avere massa, quindi è un'assunzione che è stata fatta appunto alla fine degli anni 50,
basata appunto sul fatto che non avevano mai misurato la massa dei neutrini, sapevano che la massa dei neutrini è molto più piccola delle masse delle altre particelle, quindi era plausibile che i neutrini non abbiano massa. Ma è possibile invece che i neutrini abbiano delle masse piccolissime. Ma come fare a scoprirle? E per farlo il metodo che migliore è quello che poi ha funzionato, è quello di studiare le oscillazioni dei neutrini. Dunque, non so che ore sono perché non ho l'orologio. 5 e 12. Ah, sì, allora posso ancora. Dunque, le oscillazioni dei neutrini sono state ipotizzate per la prima volta da Bruno Pontecorvo nel 1957 e queste interazioni sono trasformazioni tra neutrini, tra i neutrini e mu e tau che conosciamo. Questi sono neutrini interagenti, quindi abbiamo visto che un neutrino elettronico è quello che è associato con le interazioni di tipo decadimenti beta e quindi può essere rivelato interagendo con un neutrone producendo un protone e un elettrone. Quindi la definizione di neutrino elettronico è quel neutrino che quando colpisce un neutrone produce un elettrone. Quindi questa è proprio come possiamo definire il neutrino elettronico. Non abbiamo altro modo di caratterizzarlo. Quindi è caratterizzato proprio dalla sua interazione, perché produce un elettrone. Il neutrino muonico, quando interagisce con un neutrone, invece produce un muone. Quindi un neutrino muonico è caratterizzato dalla produzione di muone e un neutrino del tau produce un tau. Quindi questi sono i neutrini interagenti, che vengono chiamati in inglese flavor neutrinos, oppure in italiano anche neutrini di sapore. E questi sono i neutrini che vengono prodotti nelle interazioni, quindi ad esempio nel decadimento beta viene prodotto un antineutrino elettronico e così via, e poi vengono anche, possono essere rivelati attraverso la loro interazione, perché come abbiamo visto non vediamo mai il neutrino, vediamo solo la particella carica che viene prodotta. Quindi se noi vediamo un elettrone, possiamo dire abbiamo visto un neutrino elettronico, se vediamo un muone, diciamo abbiamo visto un neutrino muonico. Però viene fuori che i neutrini elettronici e muonici non coincidono con i neutrini che hanno una massa definita, i neutrini massivi che possiamo chiamare nu1, nu2 e nu3 sono diversi e un neutrino interagente di sapore è una sovrapposizione quantistica di neutrini massivi. Quindi qui purtroppo dobbiamo parlare di meccanica quantistica perché non c'è nessun altro modo di introdurre le oscillazioni. Quindi il neutrino elettronico è una sovrapposizione quantistica di un nu1 e un nu2, considerando ora per semplicità anche solo due generazioni, perché se ci sono tre generazioni ci avremo anche un nu3, allora tutto diventerebbe molto più complicato. Quindi facciamo per semplicità il caso solo di due generazioni e quindi in questo caso il neutrino elettronico e muonico non hanno una massa definita, ma sono combinazioni lineari di neutrini con massa definita che chiamiamo nu1 e nu2. E questa combinazione lineare è determinata da quello che si chiama l'angolo di mixing, e quindi un neutrino elettronico è uguale a cosen teta nu1 più sen teta nu2. Perché un angolo? Perché si può dimostrare che per la meccanica quantistica uno può fare una trasformazione lineare di questo tipo, ma i coefficienti devono avere la somma del quadrato dei coefficienti deve essere uguale a 1. E quindi sapete che cosen quadro teta più sen quadro teta è uguale a 1, e quindi la trasformazione tra i neutrini di sapore e i neutrini massivi può essere effettuata attraverso
quella che viene chiamata una trasformazione ortogonale, che è quindi quella generata appunto da un angolo. Però vabbè, queste sono cose tecniche, basta sapere che esiste questa, i neutrini elettronici e muonici sono queste combinazioni di NU1 e di NU2. E l'oscillazione è dovuta al fatto che questi sono i neutrini interagenti, ma se abbiamo una sorgente e un rivelatore, nella propagazione quelli che si propagano sono i neutrini massivi, perché sapete bene che appunto quando le particelle che hanno una massa, cioè le particelle che si propagano devono avere una massa, quindi devono avere un impulso, un'energia e così via. E questo è possibile solo se hanno una massa. Quindi, e questo genera quello che viene chiamato appunto l'oscillazione, di neutrini, che è un'oscillazione di sapore, quindi è una trasformazione, ad esempio, tra un neutrino muonico e un neutrino muonico durante la propagazione diventa un neutrino elettronico. E questo è illustrato qui in questo esempio. Quindi supponiamo di avere una sorgente di neutrini muonici, che può essere appunto quella, come abbiamo visto, generata in un acceleratore, quindi un fascio di neutrini muonici, e a una certa distanza abbiamo un rivelatore che può rivelare neutrini elettronici. Quindi, lo stato iniziale alla distanza zero, quindi se mettiamo il rivelatore, a distanza zero, quindi attaccato alla sorgente, questo qui vede un neutrino muonico, non un neutrino elettronico, e quindi non può rivelare niente, cioè perché se quello vede solo i neutrini elettronici, non vede quelli muonici, quindi non vede niente. E perché appunto all'istante iniziale questo è un puro neutrino muonico, e un puro neutrino muonico è dato da questa combinazione di NU1 e di NU2. Però se invece mettiamo il rivelatore a una certa distanza L, allora i neutrini, muonici, i neutrini massivi si propagano tra la sorgente e il rivelatore, e nella meccanica quantistica le particelle hanno anche una caratteristica ondulatoria, quindi quello che si genera durante la propagazione è quella che viene chiamata una fase, quindi questa è una quantità complessa, è un numero complesso, che è una fase che potete vederla come una funzione oscillante, come una combinazione di segni e coseni che è oscillante e che dipende dall'impulso del neutrino. Quindi, come vedremo in seguito, si ha oscillazione se questi due impulsi sono diversi. Ma prima di tutto, volevo un attimo qui introdurre la costante di Planck, perché tutto dipende, queste sono tutte cose quantistiche, e quindi tutte le quantità che dipendono dalla meccanica quantistica, dipendono dalla costante di Planck, e la costante di Planck, ha questo valore qui, quindi è 4.1 per 10 alla meno 15 elettronvolt per secondo, e in particolare qui c'è quella che viene chiamata la costante di Planck ridotta, che è H diviso 2 pi greco. Quindi abbiamo bisogno qui della costante di Planck per avere qui una quantità priva di dimensioni, perché la quantità esponenziale deve essere priva di dimensioni. Quindi a una distanza maggiore di zero, il NU1 sviluppa la sua fase, e il NU2 sviluppa la sua fase, che dipende dal suo impulso. Ora, se le masse del NU1 e del NU2 sono uguali, allora M1 è uguale a M2, e quindi è uguale a M, e l'impulso P1 è uguale all'impulso P2, e tutte e due sono date da questa relazione. E questo avviene anche se le masse sono nulle. E quindi in questo caso queste due quantità sono uguali, le possiamo porre a fattore comune. E questa quantità qui, questa combinazione lineare è uguale a questa qui, e quindi il neutrino muonico resta un neutrino muonico, quindi non si hanno oscillazioni a qualsiasi distanza si vada. Se invece le masse sono diverse, allora dalla relazione tra impulso e energia relativistica
si vede immediatamente che il P1 deve essere diverso dal P2 perché la massa qui, l'energia è uguale, ma la massa è diversa. E quindi in questa espressione qui non possiamo più fattorizzare la fase, mettere la fase a fattor comune e questa combinazione lineare non è più quella originaria. E quindi questa vuol dire che a una certa distanza questo qui non è più un neutrino muonico. Nella teoria quantistica, se quello non è più un neutrino muonico, vuol dire che è una combinazione di neutrino elettronico e di neutrino muonico, e nella meccanica quantistica non c'è mai certezza, si parla solo di probabilità. Quindi questo neutrino può essere visto con una certa probabilità come un neutrino muonico e con una certa probabilità come un neutrino elettronico. E la probabilità, quello che si ottiene, dipende dalla differenza degli impulsi del nu1 e del nu2, perché appunto se abbiamo visto prima che se gli impulsi sono uguali, allora non c'è oscillazione. Se gli impulsi sono diversi, c'è oscillazione e quindi l'oscillazione dipende dalla differenza tra gli impulsi moltiplicati per la distanza percorsa diviso per la costante di Planck ridotta. Si può calcolare quindi quanto vale questa quantità, almeno approssimativamente, e legarla alla massa del neutrino. E per questo appunto dobbiamo utilizzare l'espressione per gli impulsi. Quindi gli impulsi P1 e P2 sono date da questa espressione. Sappiamo che le masse dei neutrini sono più piccole di circa 2 elettron volt, in quel grafico che vi ho mostrato qualche slide fa, e se consideriamo ad esempio neutrini da reattore, l'energia è più grande di circa 1 MeV, e quindi l'energia è molto più grande della massa, e in quel caso questa relazione si può approssimare in questo modo qui, quindi l'impulso è dato dall'energia più la massa al quadrato diviso 2 volte l'energia. E poi questo tutto viene moltiplicato per la velocità della luce al cubo per mantenere le dimensioni giuste. E quindi l'impulso P1 è diverso dall'impulso P2 perché le masse sono diverse e la differenza degli impulsi dipende dalla differenza del quadrato delle masse. Quindi le oscillazioni dipendono da questa quantità che viene chiamata delta M quadro, che è la differenza tra i quadrati delle masse del nu2 e della massa del nu1. E appunto i quadrati delle masse entrano perché in queste relazioni relativistiche si ha il quadrato della massa. Quindi nelle oscillazioni si può determinare la differenza dei quadrati delle masse dei neutrini. E se si fanno i calcoli per la probabilità di oscillazione, quindi come vi ho detto non sappiamo mai se un neutrino verrà rivelato come un nu o come un nu e. Può essere, ha una certa probabilità di essere rivelato come un nu e una certa probabilità di essere rivelato come un nu e. Ma la somma delle due probabilità deve essere uguale a 1, perché il neutrino non sparisce. E se uno calcola la probabilità di oscillazione, ottiene questa formula qui, che ha un coefficiente che è dato, dipende dall'angolo di mixing, e questo sen quadro di questa quantità qui, e il sen quadro è una quantità oscillante, quindi va su e giù, in funzione della distanza. E questo è rappresentato qui in questo grafico, quindi in funzione della distanza la probabilità di oscillazione da un nu mu a un nu e parte da zero, perché come abbiamo visto, quando se il rivelatore è attaccato alla sorgente, quello è un nu mu e quindi la probabilità di vedere un nu e è zero. Se si allontana un po', si allontana in maniera opportuna il rivelatore, si arriva a un massimo
della probabilità di vedere un nuè, e poi dopo la probabilità torna di nuovo a zero e così via fino all'infinito. E per quello appunto si chiamano oscillazioni. E il massimo della probabilità è determinato dall'angolo di mixing. Quindi le oscillazioni dipendono dall'angolo di mixing e dalla differenza del quadrato delle masse. Quindi queste sono le quantità fondamentali che determinano l'oscillazione, e poi a seconda dei vari esperimenti si possono avere diverse distanze e diverse energie per i neutrini, quindi, e questo determina la probabilità di oscillazione. E quindi i neutrini possono oscillare quindi solo se hanno massa, e le oscillazioni dei neutrini sono uno strumento ottimale per rivelare piccole differenze di massa oppure masse molto piccole, perché, come vedete qui, l'effetto dell'oscillazione è amplificato dalla distanza. Se abbiamo un delta M quadro molto piccolo, possiamo andare a distanze molto grandi, e quindi compensare la piccolezza del delta M quadro con una distanza molto grande e vedere l'effetto e vedere l'oscillazione. E qui ho scritto anche, ho elencato qui la terminologia dei vari esperimenti. Quindi gli esperimenti che vengono chiamati short baseline sono esperimenti. Si possono avere appunto esperimenti nei quali la distanza è molto più grande, che può arrivare fino al diametro terrestre. Quindi se abbiamo una sorgente da un lato della Terra e il rivelatore dall'altro, abbiamo circa 13.000 km di distanza tra sorgente e rivelatore. E addirittura, come vedremo, si possono utilizzare anche i neutrini solari, che sono prodotti all'interno del Sole, e questi percorrono una distanza di 150 milioni di chilometri, quindi una distanza enorme. E questi esperimenti possono rivelare oscillazioni che sono generate da delta M quadri, quindi la differenza dei quadrati delle masse molto piccole. E se la distanza è così, diciamo, relativamente piccola, allora si arriva a una sensibilità a delta M quadri di qualche frazione di elettron volt quadri. Per esperimenti che hanno queste distanze si può arrivare fino a 10 alla meno 4 elettron volt quadri, e per i neutrini solari si arriva addirittura a 10 alla meno 11 elettron volt quadri. Quindi sono differenze di masse estremamente piccole che non è possibile vedere in nessun altro modo. E qui volevo anche spiegare che, appunto, come dicevo prima, in ogni esperimento abbiamo sempre di oscillazione abbiamo sempre una probabilità di vedere il neutrino con un sapore diverso. Quindi c'è una certa probabilità che il numu si trasformi in nuè, però il numu abbiamo anche la probabilità di vedere il numu che è rimasto un numu, e questa si viene chiamata la probabilità di sopravvivenza. E la probabilità di sopravvivenza è 1 meno la probabilità di trasformazione. Quindi la probabilità totale deve essere sempre uguale a 1, perché il neutrino non sparisce. Quindi lo vediamo o come nuè o come numu. E quindi la probabilità di sopravvivenza è immediata qui ed è rappresentata qui. Quindi la probabilità di sopravvivenza parte da 1 a distanza nulla, poi decresce e poi oscilla anche questa, in modo che la somma di queste due sia sempre uguale a 1. Non so, forse è tardi, che ore sono ora? È meglio, smetto. Sì, magari siccome poi dopo parlo dei neutrini atmosferici e così via, posso smettere ora? Le basi, sì. Sì. In seguito parlerò più di cose magari più moderne, appunto prima della scoperta delle masse dei neutrini, e poi anche dei neutrini solari, dei neutrini da supernova, e così via. Potrebbe essere
Sì, se... Vabbè, diremo, ci vediamo tra una settimana. Grazie.